Lettera aperta del gruppo La Pigna, diretta al presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla rielezione nelle file del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, per chiedere un sostegno da parte della regione al progetto della Ravenniana Bis, la nuova strada che La Pigna ha proposto di realizzare per collegare Ravenna a Forlì. Un progetto che nel corso dell'ultimo anno ha alimentato il dibattito in città fra favorevoli e contrari, con posizioni non ben consolidate all'interno dell'amministrazione comunale nelle file dello stesso Partito Democratico. Non è escluso che il sostegno al progetto possa ottenere nuova linfa vitale, vista la campagna elettorale serrata che si prospetta per le regionali. Ma noi chiediamo all'attuale presidente e appunto candidato anche per la prossima legislatura regionale di esprimersi una volta per tutte in merito, in particolare al progetto Ravenna Bis, quindi al progetto da noi elaborato. Questo perché ormai è passato un anno da quando l'abbiamo presentato a novembre 2018. In quest'anno abbiamo assistito a un cambio di opinioni da parte della giunta comunale di Ravenna, quindi del sindaco De Pascale, continuo e repentino, prima no, poi sì, poi no, poi sì. Negli ultimi giorni è uscita una dichiarazione dell'assessore al turismo regionale Corsini, che tra l'altro sappiamo benissimo è cervese, è stato comunque protagonista della politica ravennate fino a pochissimo tempo fa, che invece si espone dicendo che è necessario un nuovo collegamento e addirittura tira in ballo il nome Ravenniana Bis. Per cui noi vorremmo capire a questo punto, dal momento che deve decidere la regione, che cosa ne vogliono fare di questo progetto, se lo usano solo come promessa per campagna elettorale per spingere il sostegno a Bonaccini o se veramente una volta per tutte si decide di mettere in campo questo progetto e quindi di avviarne tutto l'iter di realizzazione. Ecco, uno dei motivi per il quale diciamo De Pascale non ha mai appoggiato pienamente il vostro progetto è anche una questione di espropri. Voi sostenete che però non sono poi così esosi questi espropri? No, ovviamente noi prima di presentare questo progetto abbiamo valutato tutti gli aspetti del progetto stesso. Il progetto appunto è stato elaborato da un ingegnere che peraltro ha una esperienza notevole in questo campo, che è l'ingegner Barbieri. Ci siamo basati sulle tabelle ministeriali sia per quanto riguarda la realizzazione a chilometro, il costo di realizzazione a chilometro di una strada di questo tipo, sia per quanto riguarda gli espropri, e lo stesso tracciato è stato disegnato dall'ingegner Barbieri su diciamo una copertura di territori e di terreno non di particolare pregio, in modo tale da poter contenere quelli che sono i costi appunto relativi agli espropri. Noi continuiamo a battere su questo punto, non sarà certo l'ammontare degli espropri a far sì che questo sia un progetto irrealizzabile. Noi l'abbiamo cubato attorno ai 20 milioni di euro, quindi stiamo parlando di una cifra che insomma per una regione è sostenibile sostanzialmente. Ecco, perché una nuova strada anziché una riqualificazione con allargamento della vecchia, come sosteneva all'inizio De Pascale? Perché l'attuale Ravegnana di fatto e tecnicamente non è riqualificabile fino al punto che servirebbe. Mi spiego meglio. La morfologia e la struttura dell'attuale Ravegnana, che noi scherzosamente, ma insomma abbastanza sintomatico, chiamiamo carrettiera, non riuscirebbe a fornire i punti di intervento necessari per poterla rendere una strada adeguata al traffico di oggi. Quindi se noi vogliamo utilizzare la Ravegnana per collegare il porto di Ravenna, che ha bisogno sicuramente di rilancio e quindi anche di un collegamento viario adeguato, con ad esempio l'aeroporto di Forlì, tanto per citare insomma uno dei collegamenti più importanti, non possiamo certo sperare di utilizzare questa strada. Peraltro è una strada che passa in mezzo a centri abitati, quindi andremo a caricare ulteriormente di pericolo, di smog e di tutto quello che ne consegue piccoli centri abitati che fino ad oggi sono sempre stati martoriati. Le infiltrazioni poi lo sappiamo tutti quello che è successo l'anno scorso, le infiltrazioni d'acqua nel terreno, e qui ci sono fior di studi che lo dimostrano, la rendono comunque diciamo sempre un po' a pericolo di avvallamenti e conseguenze varie, per cui assolutamente non è proprio fattibile, diciamo che sarebbero soldi pubblici spesi malissimo provare a riqualificare questa strada per dare poi in realtà una via di collegamento inadeguata tra Ravenna e Forlì. Il mondo economico ravennate da tempo chiede nuove infrastrutture sulla Ravegnana, però c'è molto silenzio, qualche uscita mezzo stampa un po'
così a spot, poi però più niente. Ma in realtà la Confesercenti sia di Ravenna che di Forlì a suo tempo si sono sbilanciati, e parlo appunto più o meno dell'epoca novembre-dicembre del 2018, quando noi portammo all'attenzione pubblica il progetto Ravegnana Bis. Anche Confindustria Romagna si è sbilanciata dicendo appunto che serve una nuova via di collegamento. Poi, diciamo, dal punto di vista delle altre associazioni non si è davvero sentito nulla, ma insomma noi confidiamo che, dovendo loro fare l'interesse dei propri associati e quindi di imprese, attività commerciali eccetera eccetera, possano sicuramente capire l'importanza di appoggiare un progetto di questo tipo.